Allora, innanzitutto ciao a tutti, sono tornata a Milano e non mi sono letteralmente fermata da quando sono tornata da New York. Volevo fare un salutino veloce, ho già registrato un nuovo progettino insieme a Mr. Dalia che vedrete presto, infatti riconoscete il tocco. Sono tornata a casa e ho trovato questo mazzo di fiori gigante, bellissimo. Il problema è che il biglietto si è perso, quindi non ho idea di chi me li abbia mandati. Te li ho mandati io. No, sei falso, tranquilli, non è la mano. Allora, non dico il motivo per il quale io non te li faccio. Non posso dirlo. E quindi volevo ringraziare chiunque me li abbia mandati. Giulia Salemi, di ritorno dal suo viaggio a New York, ha trovato una piacevole sorpresa ad attenderla a casa, un mazzo di fiori. Tuttavia non è stato il suo compagno, Pierpaolo Pretelli, a inviarlo. La Salemi, visibilmente incuriosita, ha pubblicato un video sui social in cui chiedeva chi fosse il mittente misterioso, desiderosa di ringraziarlo, dato che il biglietto di accompagnamento sembra essere andato perso. Giulia, attualmente in dolce attesa, aspetta un maschietto da Pierpaolo Pretelli. La gravidanza, come ha più volte raccontato sui suoi canali social, procede a gonfie vele e sia lei che Pierpaolo non vedono l'ora di accogliere il loro primo figlio insieme. La coppia, molto seguita dai fan, ha condiviso con entusiasmo le tappe più importanti di questo speciale periodo, rendendo partecipi loro, follower di ogni momento emozionante. Nel frattempo, resta il mistero su chi sia l'autore di questo gesto floreale che ha accolto Giulia al suo rientro.